Meditazione per favorire la prosperità. Respirate a fondo. Più volte. Davanti a voi c'è una porta. La guardate bene e la aprite. Varcherete la soglia e richiuderete la porta dietro di voi. Vi ritroverete in un luogo molto bello, pieno di armonia e pace. E vedrete che da un lato e dall'altro ci sono, una di fronte all'altra, due file di uomini. Sono gli uomini della vostra famiglia, dalla parte materna e paterna. Si sono schierati uno di fronte all'altra. E si guardano. Anche voi guardate questo spettacolo. Guardate come sono vestiti, che volti hanno, se ce n'è qualcuno che vi ricorda qualche nonno, oppure vostro padre, oppure altri uomini, zii, prozii, bisnonni. E ora decidete di passare in mezzo a quest'ala di uomini che vi appartengono, che sono nel vostro sangue, e chiedete loro il permesso. Loro ve lo concederanno, vi concederanno questo privilegio. Camminate lentamente in mezzo a quest'ala d'uomini. All'andata, prestate attenzione solo agli uomini della parte materna della vostra famiglia, quelli che si troveranno alla vostra sinistra camminando. Mentre attraversate queste due file, cercate di sentire quali sono le disarmonie degli uomini di questa parte. Sentitele sotto forma di odori, sapori, energie, dolori fisici, fastidi di ogni genere. Camminate molto lentamente. Una volta arrivati alla fine della fila, ritornate indietro e inviate a questi uomini della parte femminile amore, gioia, serenità e inviate loro polvere d'oro che si fissi sul loro terzo occhio
e sul chakra della corona, che è il settimo chakra. Cercate di mandare guarigione a queste persone, guarigione spirituale soprattutto, guarigione spirituale che abbia a che fare con il danaro, con la prosperità, con l'abbondanza. Una volta che vi troverete al punto di partenza, cioè che avrete finito la fase di ritorno, fate la stessa cosa con gli uomini della parte paterna e farete un'andata e un ritorno. Gli uomini dalla parte paterna si trovano alla vostra destra, all'andata. Quindi fate attenzione a quello che sentite, sentite quali siano le loro disarmonie, sentitele sotto forma di odori, sapori, energie, dolori fisici, fastidi di ogni genere. Arrivati alla fine della fila, ritornate indietro e inviate a questi uomini della parte maschile amore, gioia, serenità e polvere d'oro che si fissi sul loro terzo occhio e sul chakra della corona. Allo stesso tempo cercate di mandare guarigione a queste persone, guarigione spirituale che abbia a che fare con l'abbondanza, che abbia a che fare con la prosperità e il danaro. Una volta arrivati di nuovo al punto di partenza, chiederete a questo gruppo di uomini che si unisca attorno a voi in cerchio, quindi tutti gli uomini, sia dalla parte maschile che femminile, si uniscono in gruppo. E chiedete loro che vi invino amore e che vi augurino prosperità. Sentite com'è cambiata la loro energia. Non è più dissonante. Energia completamente nuova, frizzante, fresca, piena di novità, novità a venire intendo. E adesso
trovandovi al centro di questo cerchio. Il gruppo imporrà le mani su di voi e riceverete la loro benedizione. Se queste persone non hanno goduto in vita di prosperità, voi sarete la persona che dovrà goderne per riscattare tutto ciò che essi non hanno potuto avere. Ricevete, attenti e soddisfatti e felici di ciò che ricevete. Vi sentirete pieni di benessere e di nuove opportunità. Chiedete ora agli uomini di famiglia di aiutarvi e di sostenervi nelle imprese che vorrete avviare. Chiedete la loro benedizione per questo. Ricevete tutto con amore e sacralità e poi sciogliete il cerchio e andate ad abbracciarli uno ad uno. Ringraziateli per il dono che vi hanno fatto, quello di guarire il loro e il vostro DNA. Il DNA che avete in comune. Ora salutateli e ognuno di voi se ne andrà per la propria strada. Ritornate verso la porta da cui siete entrati. Apritela, varcate la soglia e richiudetela dietro di voi. E adesso iniziate a recitare un mantra. Il mantra di Tara Verde che dice: Om Tare Tu Tare Ture Soa. Om Tare Tu Tare Ture Soa. Om Tare Tu Tare Ture Soa. Per un po' di tempo
rifate questa meditazione, così ripulirete molto molto bene le cose che sono state ferme per molto tempo nel DNA dei vostri antenati. Accompagnate questa meditazione con invocazioni anche del tipo: sono una calamita che attrae ricchezza e tutto ciò che abita, e tutto ciò che abbia a che fare con me è prosperità. Oppure penso e ricevo le cose migliori della vita. Bene, ora potete lentamente aprire gli occhi. Vi metterò i vari mantra e le varie frasi da ripetere ogni tanto qui sotto, così saprete che avrete la sicurezza di dire le cose giuste. Più o meno le frasi sono quelle, insomma, ok? Potete anche modificarle, se non sono identiche, non importa, se non ve le ricordate tutte, non importa. L'importante sì è il mantra: Om Tare Tuttare Ture Sua. Arrivederci, grazie. E tanta prosperità a tutti in questa notte dell'8 agosto che va fino al 12, ma comunque è una meditazione che potete fare sempre. Grazie mille.